Allora, come dicevamo, questi erano gli avvoltoi, ma mi sa che c'è stato un imprevisto per cui tutto quello che ho detto all'inizio non si è assolutamente sentito. Allora, ve lo ripeto velocemente. Oggi parleremo di... avremo un ospite al telefono, che tra poco vi presenterò, anche ve lo chiamiamo tra una decina di minuti. E vi dicevo che poi vi parlerò anche di qualche libro che costituisce un nuovo acquisto per me. Come ad esempio il libro di Alexander McCall Smith, 44 Scotland Street, che è ambientato a Edimburgo, e parla di una ragazza Pat che decide di prendersi un secondo anno sabbatico e va a vivere in un appartamento condiviso con un ragazzo che si chiama Bruce, che trova già lì, appunto, che abita già in questo appartamento. Nel palazzo, a questo indirizzo, ci sono ovviamente altre persone, tra cui una famiglia di tre persone con madre, padre e figlio. Questo figlio viene considerato un genio, incompreso dalla scuola, mentre lui cerca di esprimere la sua voglia semplicemente di trenini, che sarebbe anche giusto a 5 anni, quindi tutti i vari conflitti, e un'altra vicina che sa tutte le vicissitudini del palazzo e le racconta a Pat per farla un pochino ambientare. Il romanzo è davvero caruccio, è leggero, adatto per questo periodo estivo. E salutavo all'inizio Silvia, che si sta godendo ovviamente la Summer Edition con una vera estate al mare in Sardegna, per cui goditela mentre noi siamo qui al caldo. E vi dicevo che per noi rimane ovviamente il mare di Terni, che avevo descritto, per chi non lo conosce, che magari sta fuori da Terni, è un laghetto con spiaggia, con un bel parco con tre piscine, attrezzato, ovviamente affollato la domenica, però i miei figliori ci si trovano bene. Per cui è giusto così. Dunque, abbiamo iniziato ascoltando gli Avvoltoi, gruppo di Bologna, carinissimo, che avevo conosciuto circa bip anni fa, in un concerto, nemmeno per pochi intimi, a Sassari, e poi erano stati disponibilissimi a chiacchierare con noi. Nel frattempo hanno sfornato altri 3-4 dischi, tutti di assoluta buona fattura, per cui se vi capita ascoltateli magari online e poi acquistate i loro dischi, perché ne vale veramente la pena. Continuiamo con, visto che eravamo a Edimburgo, un gruppo scozzese, i The Lammy Tree. Tell her not to go. Something in my mind freezes up from time to time. Tell her not to cry. I just got scared, that's all. Tell her I'll be by her side. All she has to do is call. All she has to do is call. Tell her the chips are down. Too much and shouted it aloud. Tell her something in my heart needs her more than even clowns need the laughter of the crowd. Tell her what was wrong. I sometimes think too much, but say nothing at all. And tell her from this high terrain, I am ready now to fall. Go.
something in my mind freezes up from time to time. Allora, vi dicevo che il libro di cui parlavo prima, quel 44 Scotland Street, non ve l'ho portato, ma non perché per pigrizia, perché fosse troppo in alto come mia solita scusa, bensì perché sono reduce dal rifacimento carte d'identità presso il comune di Terni con un ritardo di circa un'ora, per cui sono arrivato qui praticamente nell'ultimo secondo disponibile. Allora, invece, tra gli ultimi acquisti vi segnalo che presso la Feltrinelli troverete l'offerta 2 libri a 9,90. E io ho preso questo, Per lei porci, che è un libro del 65 che parla di Elliot Rosewater, che è l'ultimo erede di una famiglia abbastanza benestante, molto ricca in realtà, e attraverso una fondazione cerca di aiutare i suoi concittadini. I suoi familiari, ovviamente non volendo vedere sperperate le fortune di famiglia, cercano di farlo dichiarare incapace di intendere e volere, ma lui, a quanto ci racconta la quarta di copertina, riuscirà comunque a trovare un modo per aiutare i suoi concittadini che vivono in una zona abbastanza problematica degli Stati Uniti. Questo è il titolo, sto migliorando con le inquadrature, comunque potete anche farmi complimenti online se volete, e questo è uno degli ultimi acquisti. Appena finisco di leggerlo, comunque poi vi dirò che ne penso. Ci ascoltiamo un'altra canzone, sempre di un gruppo americano, e poi credo che iniziamo la nostra intervista con Diego Galdino. Lui è il nostro ospite di oggi, che lavora anche lui in un bar a Roma e scrive dei romanzi che comunque hanno un grosso successo sia nazionale che internazionale. A tra poco. As for this song, I'll send the moon. There's nothing wrong. For a solitude, I long to fade. What I don't know, deeper I sink, further I go. I
E adesso salutiamo il nostro ospite Diego Galdino. Buongiorno Diego, ci sei? Eccomi qua, buongiorno. Eccoti a tutti, qua. Ciao. Ciao, ben arrivato alla nostra trasmissione Libri tra le onde. Grazie allora, per l'ospitalità. Ci mancherebbe, un gran piacere per noi. Dunque, Diego Galdino è uno scrittore che vive a Roma. Come vi accennavo prima, lavora anche lui nel suo bar, il tuo, vero? Sì, sì. E infatti mi sa che adesso sei anche impegnato in qualche attività lì nel locale. E, ovviamente due attività, due passioni che comunque ti portano sempre a contatto con la gente. Diciamo velocemente che il tuo primo romanzo risale al 2013, che è stato un caso letterario. Si chiama Il primo caffè del mattino, pubblicato dalla Sperling del gruppo Mondadori. Quindi comunque, e poi guardando il tuo curriculum, i romanzi si sono succeduti a una certa frequenza, quindi diciamo che è una vena creativa notevole. E uno potrebbe pensare, questo non c'è niente da fare, no? No, invece no. No, beh, sicuramente è una mia grande passione la scrittura, insomma, che segue quella per il caffè, quindi mi sono accomunato. Beh, diciamo che quindi la giornata ce l'hai abbastanza piena, perché appunto già l'attività del locale credo che sia impegnativa. La scrittura, per uno comunque che in 6 anni ha scritto 7 romanzi, il settimo è quello di cui parleremo a questo punto, perché è l'ultimo che è pubblicato, quindi è una vita abbastanza intensa. Sì, perché sicuramente adesso non è facile considerare due cose, perché anche la scrittura è diventata, insomma, una cosa molto molto importante, anche perché non si ferma all'Italia, ma sono tradotto ad oggi in 8 paesi europei e Sud America, quindi devo seguire un po' tutte le mie edizioni che... Beh, certo, diventa un'attività impegnativa, perché devi seguire tutto quello che succede intorno a ogni libro. E di queste presentazioni ne parliamo tra poco, perché appunto so che tu sei appena tornato dalla presentazione del tuo ultimo libro, che si chiama Bosco Bianco. Sì, in realtà io sono stato... Adesso ho presentato... In realtà è il quarto romanzo che è uscito in Italia, che è uscito in Bulgaria. Ecco. Infatti ho fatto 4 presentazioni nelle città più importanti della Bulgaria per presentare questo libro, che fortunatamente è già terzo in classifica nelle vendite dei libri di Bulgaria, quindi sta andando anche bene. Sono contento, no, perché... Fortunatamente, insomma. Sì, no, perché infatti leggevo che in effetti hai tutte queste pubblicazioni sia... che non sono limitate all'Europa, ma anche più in Sud America, mi raccontavo. Sì, perché i miei libri escono in Spagna e in tutti i paesi di lingua spagnola, perché la casa editrice, insomma, è molto importante, quindi arriva anche in tutti i paesi del Sud America in lingua spagnola. Benissimo. Senti, adesso dico brevemente che la storia di Bosco Bianco, che invece è l'ultimo romanzo, è quella che riguarda la storia di Samuele Milleri e Maria Antonini, che vengono nominati eredi per la tenuta di Bosco Bianco, appunto. E se Samuele Milleri, che ha bisogno di soldi, vende subito la sua parte di questa tenuta, l'altra persona invece decide che la vuole tenere e viene inviato da Roma un agente immobiliare che deve convincerla a vendere con tutti i mezzi a sua disposizione, perché altrimenti rischia il licenziamento. Sbaglio, questa era la... Sto cercando di raccontarla senza spoilerare nulla, perché... No, hai detto tutto perfettamente. Ho detto bene? Sì. Ecco, ovviamente non vi diciamo se poi riesce a convincerla o meno, fatto sta che nasce invece una bella storia tra i due. Una storia che è bella, ma allo stesso tempo è anche molto complicata, perché è comunque nasce da un inganno. Perché appunto Giorgio Betti, che è l'agente immobiliare inviato per convincere Maya a vendere la sua parte, poi cede un po' al fascino. E poi tutta la storia ovviamente si sviluppa e ci racconta come si evolve questa storia d'amore, ovviamente tutto quello che succede intorno a questa tenuta, ma non solo, perché il grande interesse che l'agenzia immobiliare di Roma ha nei confronti di questa tenuta anche nel fatto che pare che in questa casa sia nascosto il diario di un grande scrittore statunitense, ovvero Albert Grant,
che aveva soggiornato per un'intera estate presso questa tenuta. E qui mi fermo, perché altrimenti poi dovrei raccontare troppi dettagli e diciamo che siamo rimasti sul vago. Quindi comunque ci sarà, secondo me ci sono due piani diversi su questo libro, anzi tre in realtà, secondo me, perché c'è la storia appunto tra Giorgio e Maya, c'è anche capire il destino lavorativo di Giorgio, perché già dalle prime pagine tu racconti che c'è un conflitto col suo capo, e poi anche capire se questo diario si trova veramente presso la tenuta oppure no. Per cui l'hai sviluppato molto bene, secondo me, appunto su diversi piani narrativi. E le tematiche che si trovano sono ovviamente quella dell'amore, che contraddistingue i tuoi romanzi, no? Sì, beh, di solito i romanzi che mi hanno portato al successo nazionale e internazionale hanno tre protagonisti, che sono Roma, il caffè e l'amore. In questo caso però i romanzi che mi rappresentano maggiormente come scrittore romanzi d'amore sono i romanzi in cui non c'è il caffè, non c'è il bar. In questo caso, c'è un pezzo di Roma comunque. Esatto, in questo caso c'è però Roma un po' accennata, perché le ho dato alla protagonista il nome segreto di Roma, che non tutti sanno, che è Maya con la I, che addirittura Ovidio, per aver svelato la sua opera, questo nome tutelare della città, fu mandato in esilio dall'imperatore Augusto come punizione. Quindi io spero che non arrivi qualche centurione a prendere madre, ma non credo, perché poi Maya in realtà, siccome pare che i sette colli rappresentino la costellazione delle Pleiadi, e Maya è la stella più luminosa, e quindi il Maya a Roma rappresenta il Colle Palatino, che è quello più importante. Ecco. Quindi insomma ho voluto mettere lo stesso un po' di Roma in questa storia, mettendole il nome della protagonista. Ci hai messo un po' di Roma, ma da quello che mi pare di capire ci hai messo anche molto di te, perché questo è un romanzo che secondo me è parecchio coraggioso. Ti spiego perché. Primo, una scelta che hai fatto è quella appunto del tema dell'amore, che se non trattato come si deve diventa sempre magari oggetto di critiche preventive, no? Cioè uno magari non legge nemmeno un romanzo, ma certo, diventa critico a prescindere. E la seconda scelta coraggiosa è quella dell'autopubblicazione, che chiamiamola coraggiosa, c'è chi la definisce folle. C'è chi la definisce folle, io preferisco definirla coraggiosa, perché la ragione che tu mi hai accennato, e che adesso ti chiedo poi di condividere con i nostri ascoltatori, è secondo me una ragione invece importante. Quindi ti lascio la parola un attimo per raccontare tu agli ascoltatori la ragione di questa scelta. La ragione di questa scelta, che ripeto, visto il mio curriculum editoriale, che insomma sta abbastanza avanti, è una scelta un po'... È una scelta un po' azzardata, perché alla fine non si riesce ad avere il libro in libreria, ma sicuramente non comporta dei sacrifici, perché il libro ovviamente si può comprare solo su online, solo su Amazon, e quindi è tutto più complicato. Però io avevo l'esigenza, insomma, come ho chiuso i miei rapporti editoriali con il gruppo Mondadori, con l'ultimo romanzo che ho scritto, l'ultimo caffè della sera, per trovare un editore dello stesso spessore del gruppo Mondadori, avrei dovuto aspettare la primavera del 2020 per studiare questa storia. Siccome io pensavo che questa storia meritasse di essere letta il più possibile, per vari motivi, allora hai preferito anticipare di autopubblicarmi e rinunciare magari alle librerie, però ripeto, tenevo troppo a questa storia. Quindi vedi che alla fine non è una scelta folle, ma è una scelta che io continuo a definire una scelta... Prova a dirlo al mio agente letterario. Lo so, quello poi magari toccherà spiegargli con calma le tue ragioni, che però ripeto, per me chi crede che il suo scritto abbia... Come ti posso dire? Sia da leggere subito, e quindi sente questa esigenza, corre un rischio del genere, o comunque fa questa scelta, e merita comunque un applauso.
Finisco di dire per le scelte coraggiose, perché non lo svelo, però c'è un finale a sorpresa che di questi tempi non tutti quanti avrebbero affrontato e che secondo me identifica un po' la tua visione della scrittura sul tema dell'amore, perché come dicevamo anche quando siamo sentiti qualche giorno fa, il tema dell'amore in questo libro è a 360 gradi, perché abbiamo l'amore di un padre nei confronti delle figlie, la storia d'amore principale e poi appunto un'altra storia d'amore che si scoprirà nel corso della lettura. Com'è che sei arrivato però tu a scrivere d'amore? Questa scelta com'è nata? Allora, questa scelta è nata... Sono scrittore di romanzi d'amore, quindi non potevo che iniziare a scrivere per una donna. Questa donna tantissimi anni fa mi ha prestato il suo libro preferito e dicendomi che il suo sogno più grande sarebbe stato andare a vedere con i suoi occhi i posti descritti in questo libro, che erano praticamente le cittadine, le scogliere della Cornovaglia. Mm-hmm. Però questa ragazza aveva un grave problema di salute che non le permetteva i lunghi spostamenti, era quasi sempre costretta a stare chiusa in casa. Fino a quando a quel punto io le ho detto: guarda, vado io al posto tuo, faccio le foto a tutte le cose che posso fotografare e poi te le porto a far vedere. Così ho fatto questo viaggio partendo una mattina, e ho fatto 2 ore d'aereo fino a Londra, 6 ore di treno, ho attraversato tutta la Cornovaglia, ho preso la corriera per un'altra oretta e quasi al tramonto sono arrivato su queste scogliere. Ho fatto le foto come promesso a tutto quello che potevo fotografare, penso anche alle cose astratte, tipo l'aria, i suoni. Mm-hmm. E all'alba del giorno dopo sono tornato a Roma, ho fatto sviluppare le foto, ho creato un album mettendo la fotocopia del brano del libro corrispondente alla foto del posto che si descriveva nel brano. Ecco. E poi ho regalato l'album a questa ragazza, che ovviamente è rimasta contentissima, e solo che poi questa ragazza per i suoi problemi di salute si è dovuta trasferire con la famiglia in un'altra città. A quel punto i social ancora non erano come oggi, ci siamo persi completamente di vista e ho deciso allora di scrivere una storia che a differenza della mia finisse bene. Così ho iniziato a scrivere e non ho più smesso fino ad arrivare oggi a parlare con te con grande piacere degli ultimi libri. Bene, bene. Senti, questa è una domanda che io in genere faccio a chi scrive. Qual è il personaggio preferito per te del libro che hai scritto, dell'ultimo libro? Veramente questa è una domanda che non mi fa quasi nessuno. Invece quindi, io sono un rompiscatole. No, nel senso che no, è positivo, perché di solito alla fine non dico che le risposte purtroppo diventano, anche non volendoci, postilate, ma è ovvio che gli argomenti magari richiesti sono sempre gli stessi. Certo. Però questa domanda non vorrei dire che mi cogli quasi impreparato, però è una bella domanda, perché sicuramente mi fa pensare alla risposta e questa è una cosa positiva. Allora guarda, facciamo una cosa, ti lascio un paio di minuti per pensarci, nel frattempo ascoltiamo un brano, va bene? Va benissimo, va benissimo. A tra pochissimo. La mia malattia, un volto perfetto e un corpo da sogno. La mia ossessione è affilare le armi dove io non arrivo, dove non voglio arrivare. Lei è contro di me. We'll be right back.
Allora, Diego, bentornato. Ci sei? Eccoci qua. Questi, sì, 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 diciamo qui, velocemente, erano i Diaframma con il gruppo italiano di Firenze con Tre Volte Lacrime, di uno dei primi dischi che avevano pubblicato. Io ne vado matto, per cui oggi gliel'ho riproposta. Allora, hai riflettuto sulla risposta che mi devi dare? Qual è il tuo personaggio preferito di Bosco Bianco? Guarda, allora facciamo così. La mia risposta, che il mio personaggio preferito di Bosco Bianco, è la tenuta stessa di Bosco Bianco. Perché Bosco Bianco non è una semplice tenuta, una semplice casa, è qualcosa di più. In realtà forse rappresenta la filosofia stessa dei miei romanzi d'amore, ossia far sì che le persone che vengano a contatto con questa tenuta, come con i miei romanzi d'amore, possano avere una quasi una rigenerazione del loro cuore, del loro animo, del loro spirito. Perché come i miei romanzi sono favole per adulti, Bosco Bianco è sicuramente un posto che starebbe bene in una favola. Beh, su questo concordo, anche perché, scusami, ti interrompo, ma no. Perché in effetti già dalle prime pagine è difficile non concentrarsi su questo posto e innamorarsene. Quando si continua a leggere si vedono i cambiamenti dei personaggi, cioè l'evoluzione dei personaggi, è dovuta anche all'amore nei confronti di questo luogo, che sembra mettere pace in tutti e dare allo stesso tempo coraggio per scelte, cioè, ritorna poi il tema del coraggio, come vedi. Esatto. E dare una nuova spinta per chi ha bisogno di quel coraggio, di quel pizzico di coraggio in più per cambiare certe cose. Per cui in effetti non ti sei scelto un brutto personaggio, ecco. No, assolutamente. No. E poi anche perché mi piace l'idea di immaginare questa casa circondata da decine di querce secolari che in autunno, poi quando perdono le foglie, il bianco lucente della casa si riflette tra i rami spogli e da chi la vede fuori ha l'impressione che sia un bosco bianco. Da questo nasce il suo nome. Perché poi pensare a un bosco bianco sulla costiera amalfitana, insomma, è un bel immaginare. Sì. Però è proprio questa la sua... forse la sua magia, la sua particolarità, che lo rende un posto unico, sia ecco, fuori che dentro. Tu ti rendi conto che tu stai a Roma, io sto a Terni, e siamo quindi in mezzo al cemento, alla città, e parliamo di un posto del genere sulla costiera amalfitana. Ci stiamo facendo del male da soli. No, invece è del bene, per quello io scrivo di questi posti. Ecco. Le persone come noi che leggono questi romanzi, stando dentro una casa, un palazzo, una città fatta di cemento, possono almeno con la fantasia... e viaggiare e proiettarsi per un paio d'ore in questi posti diversi. Hai ragione anche tu, e che poi il ritorno alla realtà è sempre abbastanza duro, quello è il problema. Però con una storia romantica, perché molti non tengono in grande considerazione l'importanza del romanzo d'amore, del genere romantico. Invece in realtà forse già dai secoli passati veniva considerata giustamente romanzi di evasione, che non è poco, tanti lo vedevano come un termine dispregiativo, riduttivo, superficiale. Invece la parola evasione, se uno ci pensa bene, è una cosa importantissima, perché se noi pensiamo alla mancanza di libertà, è qualcosa che ti dà la possibilità di evadere, evidentemente il romanzo... certo, assume tutto un altro connotato. E poi la funzione di un bel libro sostanzialmente è quella, perché riuscire a portarti via dalla tua quotidianità per la mezz'ora di quella giornata che riesci a dedicargli, o un'oretta, quel che è, e riuscire appunto a farti vivere un attimo come se fosse... Diciamo che la maggior parte dei libri che ti fanno saltare le fermate della metro, degli autobus, sono proprio romanzi d'amore. Beh sì, comunque, perché poi alla fine è il tema conduttore, no? Oppure quando vedi le persone che improvvisamente stanno sui mezzi, leggono improvvisamente, piangono, si commuovono, stai tranquillo che è un romanzo da pure. Ovviamente. Allora, io ti devo salutare perché il tempo, come ovviamente fa in queste occasioni, quando le chiacchierate scorrono bene, il tempo vola, però poi le esigenze di palinsesto mi bloccano. Allora, io ricordo, autore Diego Galdino, su Amazon trovate quest'ultimo romanzo che si chiama Bosco Bianco. È una bella lettura, non solamente per l'estate, però molto piacevole. Quindi consigliamo l'acquisto. E poi ci sono tutti quanti gli altri che sono ancora disponibili in catalogo. Sbaglio, no? Sì, assolutamente. E
vedrete anche, se vi informate un pochino, la lunga lista di paesi in cui i suoi romanzi sono tradotti, e quindi ogni tanto riesce a evadere anche con le presentazioni all'estero, per cui questa è una bella cosa. E poi, se volete, chi vuole può venirmi a trovare al bar e il caffè glielo preparo io, magari con una dedica sul libro. Ok, ricordiamo anche il nome del bar e l'indirizzo. Il bar è Caffellotto, bar Caffellotto, e si trova in via Cardinale Oreglia 34. A Roma. A Roma. Perfetto. Allora, io ti ringrazio tantissimo per la disponibilità. No, sono io che ringrazio te per l'ospitalità, per avermi permesso di parlare del mio ultimo romanzo. È stato un vero piacere. Perfetto. Allora, ci sentiamo poi in seguito, così mi racconterai ancora come va il libro, va bene? Benissimo. E aspettiamo poi di ricevere anche ulteriori novità. Grazie ancora. Ti ringrazio, ciao. Ciao, buona giornata. Buona giornata a tutti. Ciao. Ciao, ciao. Insieme a quello di cui parlavo prima, che vi faccio rivedere, per cui appena finisco, questa era l'offerta che ho preso, appena li finisco ovviamente troverete una, ne parleremo qui in punto alla radio. Se poi Silvia, che mi stava telefonando ma non ti posso rispondere adesso che ho staccato il cavetto, li legge pure lei, poi magari ci commenta anche lei. Vi lascio un attimino alcuni canzoni però. Allora, prima di un altro brano, vi ricordo che a seguire le ragazze del Montarozzo, che dovete seguire come sempre, poi ci sarà Natalia, poi per oggi le trasmissioni su Radio Passeggiata si interrompono e domani poi avrete tante le nostre registrazioni di questo nuovo splendido martedì di Radio Passeggiata, che ci devo fare, a me piace tanto il martedì qui, perché siamo di meno, per cui forse si è creata tanta questa piccola famigliola, che non è male.
Allora, vi vorrei dire, scegliete voi il brano, ma non potete perché non mi potete contattare subito. Allora me lo scelgo io. Eccolo qua. Jane's Addiction. A fare un salutino. No, dillo dove devi andare stasera, dillo a tutti. Allora, io probabilmente di pomeriggio andrò al mare, in spiaggia. Ora, siete liberi di mandare dei commenti con un voto sulla simpatia di questa gentile signorina da 1 a 10. Sì, però vedi, stamattina ero qui, pronta davanti al computer, anzi all'iPad, perché il computer mi avrebbe permesso di commentare, invece con l'iPad non ci riesco, perché io e la tecnologia non andiamo d'accordo. Ecco. E quindi, però ecco, è bello però vederti sul video e poi guardare fuori e vedere un altro. Invece io ho detto, bla bla bla. Vedo ovviamente le ragazze del Montarotto, tutte quante le altre persone stanno qui fuori, il parco, e penso che invece c'è qualcuno infame che sta al telefono infame e mi dice che stasera va al mare infame. Quindi, però se vi dico che mi mancate tutti, non è vero, ci crediamo, non ci crediamo. E comunque volevo ringraziare in diretta Matt Chat, che ha detto che con me è tutta un'altra cosa, è vero, vedi? Chi ha detto? Non l'hai letto? Non l'ho letto, aspetta un attimino. Ah sì, no, un bacione di Gianluca, certo, consiglio, è tutta un'altra cosa. Benissimo, allora, vi comunico che a seguire ci sono le ragazze del Montarotto. Natalia non so se c'è, non mi interessa, il suo programma non mi piace, va bene così, facciamo la guerra. Ha provocato un sardo, spiegagli. La guerra. Sì. Senti, ne esci domani. Ne esco domani. Chi? Anche lei, però, ne esce male con un sardo rompiscatole come me. Allora, siamo alle 12:57. No, adesso vi stessi qua in diretta.
li salutiamo tutti insieme come se fossi qui. Sì, al aspetta, come se si vede qua c'è lo zaino, in genere c'è la Silvia che ha fatto... Diciamo che con le giuste proporzioni è quasi la stessa cosa. No, io invece stavo dicendo che hai trovato la famosissima formula dell'invisibilità, per cui in realtà tu sei qui, ma tanto poi non ci crede nessuno, stanno perfettamente, sono gli effetti del caldo eterno. Che mi fanno dire queste cose. Allora, signori, questa puntata, la prima in solitaria della Summer Edition, in cui la Summer se la gode quella che sta al telefono, è andata. Io spero che vi sia piaciuta comunque. Io ringrazio Diego per essere intervenuto. Ringrazio anche Silvia che ha voluto, come dire, ricordarci che lei è più fortunata di me. Che esiste anche un'altra estate. Va bene. Io torno la prossima settimana. Tu, Silvia, se non devi andare al mare e vuoi di nuovo intervenire, certo, tu mi mandi un messaggio e io vedo, in base alla giornata com'è lì, se è bel tempo oppure no, se mi crea invidia oppure no, ti chiamo, va bene? Io deciderò in base al vento, va bene? Grazie di avercelo ricordato. Adesso si sta sollevando un bel vento maestro che ci rinfrescherà. Va bene, buona giornata a tutti, dicendo. Buon proseguimento con le trasmissioni di Radio Passeggiata e un bacio a tutti. Ciao, a presto. Ciao. Ciao a tutti.